E siamo al terzo ed ultimo spazio di Amaranto World di stasera, nell'imminenza della partita. Mentre stiamo registrando, è primo pomeriggio, insieme a Andrea Avato stavamo commentando il fatto che a ieri erano venduti già quasi 2.900 biglietti. Sì, ieri sera, e credo che andremo sicuramente sopra il record stagionale che era di 3-2 con il Siena nella giornata Amaranto. E però insomma la cornice giusta è quella ideale per avere un grande spettacolo di pubblico. Certamente, c'è grande attesa, non tutti se l'aspettavano per questo primo turno, ma anche il sindaco Ghinelli ha fatto un appello: venite tutti allo stadio con la felpa della Rezza. Sì, c'è grande attesa perché c'è fame di calcio, e poi forse siamo ad Arezzo tarati ancora sui vecchi playoff, no? In cui c'erano poche partite, quindi l'attesa cresceva e cresceva subito. Stavolta dovremmo riuscire a diluirla nel tempo, perché toccando ferro potremmo allungarla questa serie di partite. Però è bello anche vivere una vigilia così di tensione, di adrenalina, di grande attesa per una partita che secondo me è una delle più belle da giocare. Sì, guarda, sono belle tutte quelle degli spareggi naturalmente. In questo caso c'è un Novara davanti che è una squadra dalle notevoli potenzialità, non bisogna nasconderselo, anche se il campionato non ha fatto faville. Sì, è vero, è un avversario scomodo perché ha giocatori di esperienza, di qualità ovviamente, ma di esperienza, giocatori che hanno malizia, che hanno mestiere. Che possono anche scomparire per lunghi periodi della partita e poi comparire all'improvviso e metterla dentro. È come fanno i giocatori che sono forti, e loro ne hanno diversi in rosa che potrebbero giocare anche adesso in categorie superiori. Però insomma l'Arezzo ha anche dei vantaggi e il campionato ha dimostrato che l'Arezzo se la può giocare perlomeno alla pari. Sì, diciamo abbiamo fatto 14 punti in più, se non erro, del Novara, ma non conta più niente. Qui sta cominciando un nuovo campionato, anzi direi un torneo che è un simil mondiale in piccolo, diciamo. No, assolutamente sì, è chiaro che la gara secca alza il livello di incidenza dell'episodio, no? Dentro la partita, e nell'arco di 38 giornate poi i valori veri vengono fuori, 14 punti di distacco dicono più di qualcosa. Nella gara secca è tutto molto più aleatorio, però il fatto di avere il fattore campo e 2 risultati su 3 è un vantaggio che spero l'Arezzo riesca a sfruttare. E a dimenticare quando scende in campo, cioè sarà bene che la squadra non ci pensi al fatto che può pareggiare. Il Siena forse ci ha pensato troppo, il Novara è l'unica squadra che è passata fuori casa. Sì, anche perché è una squadra che in trasferta si è sempre districata alla grande, il Novara è una di quelle che ha fatto più punti anche durante la stagione regolare, ha questa attitudine e si scontra contro una squadra che in casa non ha mai perso quest'anno, quindi ci sono anche due caratteristiche veramente diverse a confronto. E poi c'è anche l'imponderabile che nel calcio influisce sempre. Nell'Arezzo diciamo ci sarà la squadra tipo, che quella che in questo momento possiamo definire la squadra tipo. L'unico cambiamento rispetto a qualche tempo fa è quello dipinto con Borghini, e Borghini si è presentato bene, ha cominciato a mettere la palla dentro, prima sulla traversa e poi dentro, quindi il posto è suo. Sì, non solo per i gol, ha fatto anche delle buone prestazioni dal punto di vista difensivo, no? È chiaro che i gol sono stati un qualcosa in più, la ciliegina sulla torta. Sono curioso di vedere se giocherà lui nella parte di centro-sinistra della difesa, se ci giocherà Pelagatti, che è più esperto e quindi può giocare con maggior facilità sul piede debole. Però poi per il resto, come hai detto tu, questa è la formazione tipo, quella che meglio ha fatto e che meglio si è amalgamata nel corso della stagione, e questo è un segnale di fiducia. Marco Sala non è stato convocato per l'Under 20, mi dispiace per lui, non so se lui sarà contento o no di stare ad Arezzo, ma certo per noi è una pedina importante. Sì, assolutamente sì, credo che lui sarà dispiaciuto non per il fatto di essere rimasto qui, ma rinunciare a un mondiale con la tua nazionale, con la maglia azzurra, insomma è un bel sacrificio e dura da mandare giù. Speriamo che non ne risenta durante soprattutto questa partita, che hai detto bene tu, è secca, cioè è una partita che il calcio lo conosciamo, può far scaturire qualsiasi cosa, qualsiasi risultato. Naturalmente
diciamo ai nostri telespettatori che se l'Arezzo riuscirà a passare questo turno, quindi almeno a pareggiare questa partita, dopo si passerà alle fasi, alla fase nazionale, dove si gioca, prima ci si sorteggia, diciamo così, e poi si gioca andata e ritorno per l'Arezzo, visto come si è comportato quando, quando stava bene, e ora l'allenatore dice che sta molto bene la squadra, insomma è un vantaggio. Sì, in teoria sì, anche se poi dopo nella pratica bisognerà vedere, anche perché poi entreranno dentro squadre sempre più forti, sempre più attrezzate, e però arrivare già al turno nazionale sarebbe, sarebbe una grande conquista. Certamente. Oh, cari telespettatori, date un'occhiata anche al risultato del Catania, perché stasera il Catania se la gioca con la Regina. Se non dovesse passare, l'Arezzo sarebbe testa di serie nella fase nazionale. Sì, e se l'Arezzo passasse, ovviamente, spero l'inquadratura sia in alto, però, però sì, perché oltre a Pisa, Imolese, Catanzaro e Viterbese manca l'ultima testa di serie del prossimo turno, che sarà la migliore squadra qualificata di questo turno che si gioca stasera. E quindi, come hai detto tu, Catania e Arezzo sono i vertici della graduatoria in questo momento. Se non dovesse passare il Catania e l'Arezzo sì, l'Arezzo giocherebbe la prima fuori, la seconda in casa, e insomma lasciamo intuire ai, ai tifosi che vantaggio potrebbe essere. Va bene, chiudiamola qui, pronti per la partita, fra un quarto d'ora comincerà, noi vi salutiamo e ci vediamo domani.